Fili Meridiani, l'associazione calabrese che da anni si dedica alla promozione della cultura e delle tradizioni a Brescia, ha concluso con successo una missione culturale a New York, ospite dell'Albanian American Educators Association. La delegazione, composta da Ettore Bonanno, responsabile delle relazioni internazionali, e dai membri Kerin Fabiano e Alessandro Frontera, ha portato oltreoceano un messaggio di storia, tradizioni e dialogo interculturale. Fili Meridiani si distingue per la sua dedizione alla valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale Arbrescia. Questo viaggio ha rappresentato un ulteriore passo avanti nell'impegno dell'associazione di far conoscere l'Arberia a un pubblico più ampio, promuovendo il dialogo interculturale, costruendo ponti che uniscono le generazioni. Tra i momenti più significativi spicca l'incontro con Blerim Reka, console generale del Kosovo a New York, un colloquio che ha aperto nuove prospettive di dialogo culturale e collaborazioni future. Un momento meraviglioso di incontro. Abbiamo portato qui uno spettacolo, Arbrescia, che racconta e permette, ha permesso agli ospiti di immergersi nella cultura appunto dell'Arberia tra musica di Ciccio Mazza e Enzo Iovene, due cantautori di Pallagorio, e poi ancora il documentario sulle aree nostre, sulla parte culturale e anche sulla zoga, l'abito speciale delle donne arbresce. È stata un'esperienza sicuramente entusiasmante ed emozionante, perché abbiamo portato la cultura e la tradizione Arbrescia su un palcoscenico americano e siamo stati accolti in maniera molto calorosa. Infatti noi ci teniamo a ringraziare le organizzazioni che ci hanno accolto ed è stata un'esperienza assolutamente unica. Tra i diversi momenti e incontri da segnalare anche la serata organizzata nel Connecticut, dove Fili Meridiani è stata ospite dei Calabresi d'America, dell'associazione Figli di Rose e di Experience Calabria, guidata da Luciano Siciliano. Per la Calabria è molto importante i gruppi etnici calabresi, quelli grecanici da Spromonte o quelli occitani di Guardia Piemontese, e come sappiamo quelli arbresi sono i più numerosi, sono 35 comuni, quindi è un onore per noi avere questo gruppo Fili Meridiani stasera qui.